A tutti e benvenuti all'anticipo della sesta giornata di campionato di serie A1 femminile. Questa sera la Vemplast d'Ossobuono ospita la IOMI Salerno. Intanto un benvenuto così simpatici e rumorosi di Salerno, che so seguire sempre la squadra. La IOMI Salerno entra in campo col numero 2 trombetta Rita, con numero 4 Dalla Costa, con numero 6 De Somma Erika, numero 9 Coppola Antonella, con numero 10 Gomez Sullecchi, con numero 11 Romeo Vittoria, con numero 12 Prunster Monica, con numero 18 Napoletano Pina, con numero 24 Laurettis Matos Cyril, con numero 25 Casale Laura, con numero 32 Birragua Simona, con numero 33 Landri Valentina e con numero 1 l'ho lasciata apposta per fargli sempre fare la lacrimuccia, una nostra amica Ferrari Elisa. Per la Vemplast d'Ossobuono, con numero 1 Moretti Giorgia, col numero 3 Losco Erika, col numero 8 Guadagnini Laura, col numero 10 De Marchi Alessia, col numero 11 Rizzardi Lisa, col numero 17 Zanette Laura, col numero 18 Stefanelli Irene, col numero 20 il capitano Ampezzan Elisa, col numero 22 Manfredini Marica, col numero 24 Cacciatore Sara, col numero 26 Luchin Francesca, col numero 55 Mazzieri Martina, allenatore Escanziano Sanchez Roberto. L'incontro i signori Bassan e Bernardelle di Vicenza. Buona partita a tutti e forza Vemplast d'Ossobuono. Buonasera a tutti amici facebookiani, internauti. Siamo qui questa sera ancora dal Pala d'Ossobuono per commentare l'anticipo della sesta giornata di campionato di A1 femminile. Questa sera ad Ossobuono aspettiamo una corazzata, in quanto scende il campo la IOMI Salerno, squadra campione d'Italia in carica. Una squadra che per gli addetti ai lavori dicono non avrà rivali durante questo campionato. Le prime partite a tutti gli effetti hanno dato questo responso. Cosa sarà nel proseguo del campionato? Adesso lo vedremo. Mi coadiuverà e mi aiuterà nel commento il presidente della Pallamano d'Ossobuono, Marco Beghini. Buonasera a tutti, siamo qua in postazione a vedere questa partita. Sarà interessante, si spera. Speriamo che sia interessante a tutti gli effetti. Ovviamente saranno a sete di rivincita per l'opaca prestazione dell'altra sera a Bressanone, dove ha vinto di uno ma non meritando a pieno. Infatti io dicevo appunto che per gli addetti ai lavori sembra parlare di una corazzata che non dovrà trovare ostacoli durante il campionato. Sì. Però tu mi hai anticipato il discorso, già la scorsa partita di campionato mercoledì Salerno ha sì vinto,
e questo sì. In termine tecnico la maggior parte delle volte, anche quando giochi male e comunque riesci a vincere la partita, è una cosa buona. Intanto Dosso Buono apre le marcature con Manfredini, ben servita, buona la parata di Francesca Lucchin, buono e si bene. Riparte come sì. Ti dicevo che tante volte no, il fatto che la grande squadra, la squadra forte, anche quando gioca male comunque porta a casa il punteggio pieno, è una cosa molto sì. Molto importante. Dopo, perché figuriamoci esatto, quando gioca bene. Esatto, infatti la mia paura, la paura diciamo che ho di questa partita è che loro siano una cosiddetta belva ferita, cioè nel senso che dopo l'opaca prestazione che abbiano sete di rivincita e che ci possano mettere seriamente in difficoltà. Ma, Marco, probabilmente è come dici tu, però io ragiono anche guardando il bicchiere mezzo pieno. La belva ferita non sempre è più feroce, proprio perché è ferita. Magari ha qualche problema, ce l'ha. Sì, qualche ammaccatura può anche averla. Intanto 7 metri per noi. Intanto abbiamo un 7 metri e una munizione. Guadagnini ha superato con una bella finta il diretto avversario e dà la possibilità alla compagna, a Mazzieri, di andare dal tiro dei 7 metri. Sì. Cecchino Mazzieri conferma essere per adesso un cecchino inesorabile dalla linea di 7 metri. Nell'ultima partita proprio contro, intanto vediamo dall'ala destra, Trombetta apre, comincia a scrivere il tabellino per la IOMI Salerno. Dicevamo, Marco, che Mazzieri sembra essere veramente impeccabile, sta vivendo un momento molto felice, sappiamo e l'abbiamo vissuto sulle nostre spalle tante volte l'anno scorso sì. Partite perse per tanti errori dai 7 metri. Per adesso questo non sta accadendo, in quanto nell'ultima partita Mazzieri non ha sbagliato un tiro, ha trasformato 5 rigori mi sembra, esatto. Oltretutto consecutivamente sì. Perciò intanto vediamo Guadagnini, buono con lo spazio un attimo bene. Impreparato e andiamo sul 3-1. Intanto ecco, Gomez, loro hanno Gomez, parlando di Gomez è una top scorer, nel senso una ragazza che ha nella sua indole tanti gol a partita, in quanto riesce a prendere in mano la squadra nei momenti delle difficoltà. Però Marco, anche mercoledì abbiamo commentato la partita con Oderzo e c'era la Duran sì. Che non penso che sia assolutamente, non è inferiore a Gomez, no. È solo destra di mano invece che mancina. Esatto. Qua una forzatura di Mazzieri, lei no. si invia e Salerno impatta il 3 pari, ristabilita la parità. Certo, sarà sicuramente, e se riusciremo a farlo, sarà un partitone che deve fare Dosso Buono in quarto. Sì, per tenere testa questa squadra sicuramente. La squadra è sicuramente forte. Deve giocare. Intanto vediamo che si sono posizionati con un 6-0 difensivo, che è una delle difese che più soffriamo noi. Ancora Mazzieri. Tentativo di Mazziero. Bravissima Guadagnini che si intrappone nel passaggio e non dà una possibilità di una recezione facile al numero 9 Coppola. Sì. Abbiamo certamente questi tipi di errori, qualche rischio lo dovremo correre in attacco. Sì, infatti due volte Mazzieri ha cercato l'operazione a passare la palla al pivot e ha sbagliato il passaggio, due volte intercettato, quindi deve stare tecnicamente mi sento di dire che quei passaggi lì sono veramente troppo rischiosi, in quanto fatti all'altezza delle mani e delle spalle, un passaggio al pivot nella linea dei 6 metri, se fatto rimbalzare ti dà un attimino più di tranquillità. Sì. Intanto abbiamo conquistato ancora una riconquista della palla da parte di Zanette, che ha riconquistato la palla con un po' di astuzia, ma anche quella serve, è stata un po' diciamo ingenua il difensore del Salerno nella farsi superare da Zanette. Niente di fatto, ricominciamo con una Pezzan che ruota per Guadagnini. Mazzieri comincia l'azione d'attacco con De Marchi, ancora Mazzieri in attacco sotto fallo, va al tiro ma c'è stato un fallo precedentemente fischiato, siamo sotto passivo. Intanto siamo
già c'è stato un avviso di gioco passivo da parte degli arbitri, pertanto noi dovremo attaccare immediatamente. Buon passaggio, attacco ancora, Guadagnini, brava, piazza Guadagnini la palla bene, nell'angolo lontano, Puster non può niente contro una palla tirata così bene. Dosso buono, avanti 4-3, questa è una buona cosa, attacco dalla costa. Gomez, trombetta. Sì, sì, stiamo. Diciamo che siamo partiti col piede giusto, dai. Siamo partiti col piede giusto. Sì, stiamo giocando la nostra partita, la nostra onesta partita. Ancora attenzione, palla a centro per Landry, dalla costa che si incespica un po' con la palla. La fortuna fa che la palla gli rimanga lì nelle vicinanze. Sì, perché l'aveva persa, vero? Bastava un niente lì per perdere la l'aveva palla. Assolutamente persa. E partire col contropiede, quindi. Comunque riprende Salerno, Landry, Gomez, trombetta. Gomez ancora, Landry, dalla costa. Per adesso c'è soltanto una rotazione orizzontale. Palla persa. Rilancio. Guadagnini si invola da sola. Probabilmente non avrà possibilità. Brava, grandissima palla per De Marchi. E grande. Buona l'azione comunque. E intanto Gomez viene liberata in modo splendido dalla costa e si trova un'autostrada avanti per mettere la palla del 4 pari. Riparte l'azione dosso buono con Ampezzan, Guadagnini, Zanette. No, comunque non siamo. Stiamo giocando, loro è logico. Non c'è dubbio, Marco. Non hanno bisogno di presentazioni. Vedo una Guadagnini particolarmente sì, in forma questa sera anche sì. questa azione l'aveva. Passi. E per la prima volta Salerno mette la testa avanti, 5-4 il vantaggio per Salerno. Stavo dicendo, Marchio, che Guadagnini anche nell'ultima azione ha colpito il palo, però aveva completamente spiazzato Puster, che sì, ancora esatto. Sembra non abbia capito preso bene, misure, ha preso le misure sì. Bene al tiro di Guadagnini, in sì. Quanto ha non è una gran, una tiratrice, no, ma siamo la stazza fisica. Lo spazio, ragazzi, però ha un braccio comunque importante Guadagnini, eh? Sì. Non è così di facile lettura, no, specialmente no. Non vedi il polso dove sì. Indirizzerà la palla. Riprendiamo riesce a variare, Mazzieri, tanti tiri, non è De Marchi, Guadagnini, Ampezzan, giocano poco Guadagnini, su, Mazzieri, poco su Zanetti, De Marchi, tenta un pallonetti, no, Puster, perché queste lancio contro Pietro, ragazzi, brava, e fa del suo Francesca Lucchi, che parla una gran palla, grande sì. Intervento difensivo di Francesca. Diciamo che Bellentario De Marchi ha provato a fare un pallonetto, ma ragazzi c'è Pruster in porta, è un metro 80 e fischia di portiere. Certo. Vedevo. Penso che sia difficilino fare un pallonetto a uno così. Esattamente. Ancora nazionale. Sì. D'altronde Marco. Non è un caso se il preparatore, l'allenatore dei portieri baresi questa sera è ad osso buono. Sì, beh, ci sono i tre portieri nazionali. Ci sono stasera. I tre portieri nazionali, sì. Perciò sì. Abbiamo Elisa. Gran gol di Elisa. Proust, Ferrari e Lucchi. E Lucchi sono i tre portieri nazionali. Tre portieri della nazionale. Non vedo come poteva non venire questa sera a Baresi. Intanto si riporta ancora in avanti. Ampezzan, Mazzieri, De Marchi, Ampezzan ancora, Guadagnini, c'è un giro di palla centrale, le ali vengono escluse, viene coinvolta Zanette, si posiziona nella posizione di doppio pivot. Brava Laura. C'è Zanette stasera che non. Brava. Grandissima azione d'attacco, ben orchestrata da dosso buono. Guadagnini pesca Mazzieri all'ala destra. Intanto c'è un attacco veloce con un tentativo di frontale da parte di Salerno, che è stato interrotto da un fallo di Mazzieri.
riprende l'attacco Salerno col punteggio di 6 pari. Della Costa, Landry, Gomez, Della Costa. Anche Salerno adotta questo tipo di gioco, non coinvolge le ali. Sì. Ecco che adesso c'è il tentativo di ala. Grande bracciata di Della Costa. Esatto. E Francesca Lucci non riesce a porsi davanti. Un tiro veramente forte, ragazzi. Poi scoccato libera in sostanza, perché sì, è vero questo, sì. Però è vero anche che forse si è mossa un attimo in anticipo, infatti la palla non era particolarmente angolata, Marco, e forse poteva metterci le manine le manine se non si muoveva prima, però probabilmente proprio per la potenza del tiro che ha Della Costa, Lucchin cerca di muoversi con quella frazione di tempo in anticipo per arrivare eventualmente sulla palla angolata. Esatto. Questa volta l'ha ben fatta perché gliel'ha messa al centro. Ancora stesso tiro. Intanto, di prima di stesso tiro di Elisa, prima da parte piede di Ampezzà. C'è stato, dalla tribuna sembrava aver colpito il ginocchio, invece probabilmente così non è stato. Questa palla è stata buttata via, affrettata da passaggio un po' affrettato, sì, da parte di Ampezzà. Stiamo perdendo dei palloni in più che non dovremmo perdere. È vero, Marco, è vero questo, però è vero anche che una squadra del genere, se l'affronti con la difesa schierata, le nostre probabilità di fare gol diminuiscono drasticamente, perciò magari anche un po' forzare, sicuramente un input da parte dell'allenatore, forzare la ripartenza anche a rischio di maggiori errori. Intanto abbiamo visto come abbia sbagliato. Intanto De Marchi ha fatto una buona azione questa sera, però Brewster stasera sembra non lasciare spazio a chiacchiere. Trombetta, realizza dalla destra. Eh sì, ragazzi, certamente noi stiamo avendo, Marco, le nostre buone opportunità, perché arriviamo al tiro in modo veramente positivo, con delle buone azioni manovrate. Dai 6 metri, certo, il loro portiere è il miglior portiere d'Italia, esatto. È un motivo, c'è, cioè, per qualcosa, vero? Noi dobbiamo cercare di far di meglio, perché non ci possiamo permettere veramente di sbagliare tutti questi tiri dai 6 metri. Ancora una palla, un altro appoggio al pivot sbagliato, è terzo. D'altronde, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Bisogna stare attenti perché loro anticipano, ci leggono il passaggio e sono in gamba. Tanto siamo a... Comunque, mancano dai, 16 minuti alla fine del primo tempo. Sì. Time out. Ancora non c'è stato un break così importante da parte di nessuna delle due squadre. Il risultato è di 8-6. È ancora in bilico, sicuramente. Certamente le forze in campo si vedono, in quanto Dossobuono sta cercando di restare comunque sempre aggrappata alla partita, al risultato, e per adesso ci sta riuscendo, ma si ha la netta impressione che Salerno ogni qualvolta voglia accelerare, spingere un attimino sull'acceleratore, mette in difficoltà, è in grado di scavare quel solco, infatti specie le ripartenze velocissime si trovano sempre in superiorità numerica in attacco, assolutamente, e fanno male. È Dossobuono per Dossobuono, ma penso un po' tutte quante le squadre del campionato quest'anno, per riuscire ad averla vinta contro una squadra così ben amalgamata e organizzata come Salerno, deve veramente sfoggiare la partita perfetta. Sì. Può essere, abbiamo visto Bressanone ci è andato molto vicino. Ci è andato molto vicino. Comunque anche per demerito di Salerno, mi hanno detto non ha giocato con piglio, non c'è dubbio che se Salerno gioca al massimo non c'è squadra in Italia che possa reggerlo, sicuramente, logicamente si spera sempre una flessione della squadra, come succede a volte nel tennis, che il numero uno perde col numero 100, se il numero uno gioca al meglio il numero 100 non ha possibilità, se il numero uno non è nella serata adeguata. Cosa speriamo che noi tifosi di Dossobuono speriamo possa succedere questa sera. Brava Elisa. Intanto c'è un bellissimo intercetto da parte di Ampezzà che si invola e mette dentro la palla dell'8-7.
ancora un tiro, Zanette va al recupero, buon recupero da parte di Zanette, palla per Ampezzan che va ancora a Zanette, viene deviata la palla, probabilmente è stata toccata anche da Zanette, perciò palla che torna nelle mani di Salerno che riparte con l'azione d'attacco veloce dalla costa. Gomez e ci castigano immediatamente, non, è una squadra che non puoi dargli la possibilità di riprendere immediatamente, specialmente da un tuo errore. Sì. Ogni qualvolta noi facciamo degli errori veniamo sempre puniti e questo è il valore della squadra. Intanto apro una parentesi, ci saluta la redazione del Il Bello dello Sport a cui qui ricambiamo i saluti nella nostra esperienza, speriamo breve, di telecronisti, radiocronisti, chiamali come no, vuoi, io di cronisti che torni buon Cristal, sì, torni il prima presto possibile nella sua postazione, che gli passi la febbre, sarei malato, sì, esatto, ciao, ciao Albertino, torna presto e torna velocemente anche perché altrimenti parte subito una lettera di richiamo, non la firma il presidente, la firmo io, ecco, a posto. Vabbè, riprendiamo la cronaca della partita con Salerno che attacca con Gomez, per nostra fortuna fuori, non prende la sbaglia porta, la porta, in quanto sì, Francesca era andata dalla parte opposta, è stata spiazzata, è stata spiazzata, entra Stefanelli con due gol da recuperare, entra Stefanelli al posto di Mazzieri, Stefanelli al posto di Mazzieri, perciò abbiamo Ampezzan, Guadagnini, Zanetti all'ala destra, ancora De Marchi all'ala sinistra e Manfredini che occupa la posizione di pivot, ancora Stefanelli che attacca, palla per Guadagnini, subito un fallo, perciò il passaggio impreciso, l'arbitro ha valutato che potesse essere determinato dal fallo subito, Stefanelli ancora, Guadagnini, palla per Manfredini, ingabbiata, non ha avuto la prontezza di buttarsi in area perché in quanto il servizio era stato fatto bene, ancora Guadagnini per De Marchi, intanto siamo sotto passivo, Stefanelli, bella palla per per Manfredini che spiazza completamente Puster, intanto c'è un attacco velocissimo di Salerno che non va a buon fine, recuperiamo palla e ci giochiamo la palla, sì, del sì, possibile pareggio, noi siamo lì, dobbiamo restare lì, ci siamo, sì, intanto se possibile il pubblico di Dossobuono che piano piano sta arrivando al palazzetto comincia ad alzare il volume, buona la prestazione di Manfredini fino adesso, c'è un cambio voluto da mister sì. Sage è entrata, per coinvolgere Erika Losco al posto di Marica, al posto di Manfredini, probabilmente per creare giustissimo e sappiamo tanto che buona palla per Zanette, area, purtroppo ha fatto un'invasione d'area, peccato, ripartenza veloce, Stefanelli con le mani addosso, della costa fuori, per fortuna anche loro stanno forzando, sì, sì, spingono al massimo come spingiamo noi, no, si è lì, oh, azzardato questo passaggio, azzardato, bello, ma azzardato, ma ci sta nel discorso che abbiamo fatto prima, no? Il fatto di cercare sempre al massimo la ripartenza è la cosa che ci può dare, è la grossa novità di questa squadra quest'anno di Salerno, quella di ripartenze veloci, che è una squadra che l'anno scorso non lo faceva assolutamente, certo, assolutamente, quest'anno vedo che riprendono velocità, utilizzando parecchio, seconda fase veloce, ripartenze anche dopo il gol sempre col pivot pronto, intanto Losco è andato in marcatura sulla Gomez, avrà un impegno parecchio arduo ma sappiamo per certo che Losco non è una certo che demorde, attacco ancora di Gomez e Francesca aiutata dalla difesa perché non gli lasciano fare un tiro facile, legge bene il tiro di Gomez, stiamo difendendo bene comunque. Stiamo difendendo bene, attacco di Stefanelli, palla per Guadagnini, Zanette, Stefanelli, intanto mister Sanchez opta continuamente per, intanto c'è un'infrazione di passi, palla persa, sta optando in modo continuativo alla soluzione del doppio pivot, sappiamo essere una delle armi che maggiormente i tecnici utilizzano per scardinare leggermente o per creare un po' di difficoltà negli spostamenti
per le difese 6-0, in quanto non hanno la possibilità di scorrere agevolmente all'interno sulla linea dei 6 metri. Gomez in attacco, viene messa le mani, adesso palla scalata all'ala, grande Napoletano, fallo, parata, palla è parata, intanto dosso buono, spinta dall'allenatore, vuole ripartire velocemente, quello che ti dicevo prima, Marco. Pur facendo qualche errore di troppo, non vuole dare ritmo. No, vuole dare ritmo, vuole dare ritmo alla squadra. Esasperato la partita. Sì. E è l'unico modo che posso vedere io in cui dosso buono possa mettere in difficoltà Salerno. Per adesso questo è accaduto. No! Logicamente loro sono sempre ben posizionati in difesa. Riparte velocemente Salerno con Landry. Attacco. Ben fermato da Stefanelli, difesa molto Irene. Buona, fallo per dei 9 metri, riprende Salerno. Per adesso anche Salerno sta avendo delle difficoltà comunque, sì. Stiamo difendendo che, bene. Onestamente sono più dovute, è vero che stiamo difendendo bene, ma loro stanno anche sbagliando tanti tiri. Sì. E non mi sento di dirle che sono tutti quanti forzati, tanti sono errori. In questo caso ben servita dalla Costa da Gomez, che entra dritta e porta Salerno avanti di 2. Quando mancano 9 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, il punteggio dice Salerno 10, dosso buono 8. Marco, per adesso siamo assolutamente in partita. Laura. Grande muro difensivo da parte di Salerno. Intanto Stefanelli spende un fallo non gravissimo, ma un po' grave, in quanto si becca la sua ammonizione, cartellino giallo, ma ha sicuramente fermato un gol quasi certo. Riprende l'azione d'attacco di Salerno con Dalla Costa. Landry, Gomez, ancora Landry, ancora Dalla Costa, sempre rotazione centrale, sì, per Salerno, esatto. In avvio giocano di si muove il pivot, Gomez scarica, altri giocatori, viene bloccata Gomez nel suo partire e costringe Salerno a ricominciare. Buon superamento, chapeau alla ragazzi, questa è di Gomez, questa non c'è niente da dire. Intanto Mosco viene fermata in un'infrazione di pass, si è trovata con la palla in mano e non sapeva più cosa fare. Riprende l'azione d'attacco di Salerno, che intanto si è portato a più 3. Landry, Costa, Landry ancora, Gomez, Landry, Dalla Costa. Tutte le azioni per Salerno ripartono nel medesimo modo. Sì, sì. Azione. È l'esito finale che è diverso. Prima ha segnato Gomez, stavolta ha segnato Dalla Costa. Sì, sì. Non è così diverso nel risultato finale, è diverso nell'interprete. Ha due grandi bocche da fuoco Salerno, che Gomez a destra. Gomez e Dalla Costa. E Dalla Costa qui a sinistra. È una squadra completa, Marco. Sì, sì, beh, sicuramente nessuno, cioè non lo scopriamo ad come oggi. Come abbiamo visto, due errori, due, tre errori, ragazzi. Parte nostra nelle ripartenze, nel cercare di trovare un attimo impreparata la difesa, questo non è avvenuto e sono stati 3 gol subiti. Sì, ed ecco quel divario che da 1 o 2 gol di diversi adesso. Oddio, è una squadra che adesso non so quanti anni che fa la finale scudetto, quindi è campione d'Italia in carica, fa preliminari, va a fare in Europa, va a giocare in Europa, quindi certamente, qualcosa di certamente un altro livello, ragazzi, è una dai. Dobbiamo essere cioè sportivamente coerenti, e insomma loro hanno una gran squadra che è formata ed è stata fatta per vincere questa squadra qua, vero? Dopo io anche lavorando parecchio tempo a Salerno, perciò ho vissuto e vivo tutt'oggi la città di Salerno, la tradizione della pallamano è veramente radicata. Sì, sì. Il fatto stesso, Marco, che di venerdì sera nell'anticipo di campionato troviamo comunque dei tifosi rumorosi, simpaticissimi, che seguono la squadra a Verona a 800 km di distanza, sì, dice tutto, vero? La dice lunga su
sulla differenza di come venga vissuta la palla a mano tra Dossobuono, che pur essendo una piazza storica, io vorrei che ci fossero i tifosi che seguono la squadra Salerno di venerdì sera. Sì. Ma tolto la mamma e il papà di qualcuno, purtroppo questo non accade. Ma va bene comunque, va bene comunque. Questo grande intervento di Prusta. Tanto ancora un difendimento importante da parte di Prusta. Non ha tirato in questo caso Guadagnini con la precisione che aveva avuto all'inizio della partita, ed è vero anche che Prusta probabilmente ci ha preso un po' le misure e sta leggendo in anticipo la palla che viene rilasciata da Guadagnini. Probabilmente anche Guadagnini adesso dovrà cercare di cambiare il modo di tiro. Un po' di riposo gli serve, dai. O un po' di riposo da parte... vedo che mister, mi sembra, la stia adesso facendo andare in panchina per un avvicendamento. Pronta all'ingresso Ampezzan, che sostituisce Guadagnini. Ma hanno dato 2 minuti alla ragazza, sì? No, no, c'è Coppola qua. No, nessun 2 minuti. Coppola qua. C'è stato soltanto un cambio tecnico deciso da mister Scanziano. Siamo pronti a ripartire, sembra essere tutto quanto a posto. C'è l'ok dei cronometristi e l'arbitro dà il fischio d'inizio del gioco con Salerno, che intanto lemme lemme, come si dice da loro, si è portato a più 4 e ha scavato un piccolo solco tra il risultato. Sappiamo benissimo che nella palla a mano 4 gol sono tanti, ma possono anche essere nulli. Diciamo in questo caso la vedo un po' più difficile. Intanto c'è anche il cambio in porta, entra Moretti e subito para molto bene. Para, entra Moretti al posto di Lukin. Non che Lukin avesse avuto grandi colpe su questo però è vero anche che, sai, a volte anche il fatto di cambiare il portiere, anche l'attaccante non sa come parerà all'inizio quest'altro portiere. Tanto sa benissimo dove andare e come fare. Gomez lascia sul posto Losco, se ne va solitaria verso la porta e mette dentro la palla del più 5. Dossobuono in attacco con Stefanelli. Ampezzan si trova davanti Gomez. Ampezzan, Stefanelli, buona la finta di l'azione, superato, difesa in area, ammonizione e tiro dei 7 metri in favore di Dossobuono. E Mazzieri pronta a presentarsi sulla linea dei 7 metri, avvicendamento in porta tra Puster e la nostra amica Elisa Ferrari. Elisa, non combinarci una delle tue. Io all'ingresso delle squadre in campo ho cercato di emozionarla, fargli fare la lacrimuccia per vedere se lascia qualcosa, ma mi sembra parecchio concentrata e parecchio fredda. Vediamo un po' come si comporta Mazzieri. Mazzieri si comporta come con tutti gli avversari che ha avuto fino adesso, mette dentro, non conosce nome, non fa distinzione di portiere. Dalla linea dei 7 metri attualmente è un killer. È un cecchino, perché fino adesso non so se ne ha sbagliati, non so se tanto dalla costa. Attacco, c'è stato un tentativo di intercetto di Ampezzan, ha avuto una piccola esitazione, la palla è passata, è passata. Penetrazione di Landri e intervento falloso da parte di Stefanelli, 7 metri e Gomez pronta o quasi pronta sulla linea dei 7 metri per cercare di fare anche lei altrettanto quello che sta facendo Mazzieri per Dossobuono. La nostra speranza è che non accada, ma vediamo un po' Moretti come la pensa. Pronta il tiro Gomez, spiazza il portiere, palla alla sinistra di Moretti, Moretti che va a parare a destra, le due cose non coincidono con l'avanti. Ma io le vedo un po', non dico scarico, cioè le nostre, le vedo un po' rassegnate, non vorrei che sia una sensazione. Ho visto il video di Ampezzan dopo il gol. Certo, no. Questo è purtroppo tante volte il pericolo che c'è quando trovi squadre di rango così. Purtroppo tante volte, prima ancora della squadra che è già forte di suo, Marco, arriva il nome, arriva la pressione psicologica che mette questa squadra, perché è inevitabile, la pressione c'è. Intanto Stefanelli piazza una bomba incredibile,
alla sinistra di Prunzer, non la lascia muovere, palla del meno 4, intanto Salerno subito in avanti, non ha lasciato spazio, Gomez, pallonetto ben calibrato su Moretti e riporta immediatamente Salerno avanti di 1. Questo secondo me che abbiamo visto negli ultimi 20 secondi, Marco, è l'emblema, è la fotografia della nostra partita questa sera. Sì. Noi che fatichiamo dannatamente, e loro vengono su in, per fare il gol, e loro in 5 secondi sbrigano la partita. Vengono su in, in seconda fase velocissima. Loro in 5 secondi sbrigano la partita. Non c'è problema, andiamo avanti comunque. Sì, Stefanelli, Ampezzan, Rizzardi, intanto ha sostituito De Marchi, Mazzieri, grande palla, Stefanelli, Prunzer ben liberata da Ampezzan, Prunzer ci mette del suo, per fortuna la palla esce, riprendiamo l'azione d'attacco, Stefanelli ancora, Ampezzan, Stefanelli, palla per Losco, entrata, si trascina il difensore, lo porta dove non può arrivare, dove non deve andare, l'arbitro fischia, ammonizione ancora, e 7 metri per Casale di, per Casale di Salerno, e 7 metri, Mazzieri pronta sulla linea dei 7 metri, vedi quello che ti dicevo, questa volta non c'è, guarda stato dov'è, il cambio, guarda dov'è, sono pronte già la ripartenza, Mazzieri contro Prunzer, bravo e Mazzieri bravo. Ancora evidentemente il portiere non riesce a vedere il movimento del polso, inesorabile per adesso Mazzieri. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Dosso buono 11. Ragazzi. Io... Dosso buono 11, Salerno 15. Gomez che parte. Intervento di Apezzan che ruba la palla. Vediamo se riusciamo ad avere un contropiede. Palla per Losco. Prunzer. Buon intervento difensivo da parte di Prunzer. E quella Moretti para, non ce n'era neanche bisogno in quanto siamo ripartiti immediatamente. No, è sbagliato. Pensava di avere una compagna. Pensava di avere una compagna in fianco e invece aveva una con la maglia verde. Che non è. Non è con noi. Succede. Vabbè, comunque. Adesso un segnale di rilassamento in Salerno, ha tirato fuori Gomez, quindi vuol dire che il mister è soddisfatto di quello che hanno fatto fino ad ora. Io intanto dalla costa becca l'angolino lontano, niente da fare, ripartenza immediata di Stefanelli, palla per Losco che si trascina, grande azione e si rifà immediatamente dall'errore di prima, riparte ancora velocemente Salerno, non da tregua Salerno. Non dà tregua, non lascia lo spazio organizzarsi. Cioè ci mettono 10 secondi a fare un'azione, 10 secondi. 10 secondi fanno l'azione. Devono pazzesco. Riuscire ad interrompere il gioco prima di arrivare sulla linea dei 7 metri, di 6 metri, più facile da dirci che da farsi. Intanto mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. Azione d'attacco per Edosubuono che cerca di ridurre, se possibile, a 4 lo svantaggio. Mazzieri che entra. Spinta laterale, mancano 10 secondi alla fine, devono essere veloci nel recuperare se vogliono avere una buona opportunità di tiro. Losco, Rizzardi, cerca il tiro, non riesce a passare. E il primo tempo finisce qua con Salerno avanti di 5. Marco, no, se lo merita tutto, no? Beh, ragazzi. Onesto primo tempo da onesto parte nostro, di onesto, abbiamo fatto il possibile, forse qualcosa anche di più, nel senso loro sono forti, loro è una squadra. Sì, quadrata, però Marco, non vorrei, cioè, hanno fatto, che... hanno fatto nel primo tempo i gol che hanno fatto mercoledì in tutta la partita. Sì, ma non vorrei che anche la squadra la pensasse come te. Vabbè, tanto è la prima in classifica. No, assolutamente. Roberto deve trovare all'interno dello spogliatoio con le ragazze quella carica di cui hanno bisogno ancora per riuscire a, se possibile, a mettere in ulteriore difficoltà sì. Salerno. Corretto. Va bene. Comunque dai. Amici, noi ci stacchiamo per riposiamo un attimo. Un bicchiere d'acqua, esatto. E ci vediamo, vediamo tra 10 minuti.
Eccoci qua, amici spettatori, siamo tornati in presa diretta. Sto un attimo facendo un po' di posto, voi non vedete qua inquadrati, sarà il prossimo passaggio che farà la nostra regia, una telecamera che inquadra anche gli ospiti che cerchiamo di avere qua nella nostra postazione. Oltre al presidentissimo Marco Beghini, ho qua vicino a me il capitano della squadra, al quale adesso andrò a fare delle domande. Stasera super ospiti, mi dicono la regia, effettivamente abbiamo il capitano, dice Biondani. Doppio ospite. Forse è meglio che non ci siano, Marco, le telecamere, in quanto ci sono 4, 5, 6 stampelle che girano qua. Non è un gran bel vedere, purtroppo. E abbiamo l'ultima, in tempo cronologico, naturalmente, dei nostri infortunati. La new entry. La new entry. L'Elisa, la quale mi permetterai, Alice, di fare a lei la prima domanda. Intanto, come stai? Insomma, potrei stare molto meglio, però tutto sommato abbastanza bene, dai. Abbastanza bene? Sì, sì. Alla fine, il responso, in quanto Marco, durante la settimana, mi aveva detto che potevano esserci anche delle buone notizie. Cos'è il responso definitivo? C'è rottura del legamento o stiamo ancora aspettando? Perché martedì andrò a fare la visita dall'ortopedico e capirò finalmente cosa ha questo ginocchio e poi vedremo cosa fare, vedremo da farsi, insomma. Ok, perciò prenderemo un attimino ancora un po' di tempo. Nel frattempo Salerno purtroppo ha allungato ancora di un gol e Dossobuono nella ripartenza successiva ha perso in modo un po' banale e malamente la palla. Azione d'attacco di Gomez con Dalla Costa, schema classico, passaggio per l'ala sinistra che tira molto bene, fulmina Moretti sul palo lontano. Tentativo di ripartenza veloce anche per Dossobuono, losco per Mazzieri, Zanette, Ampezzan. Riattacchiamo un attimino organizzati. Alice, hanno preso altri due gol di vantaggio, hanno preso un gol con vantaggio. Buona penetrazione di Stefanelli, difesa possente e non può essere che così da parte di Dalla Costa e Gomez. 3,60 m in due contro la piccolina di fronte lì, è normale che succeda. Mazzieri che tenta di servire Zanette, Buster non fa neanche mezzo passo dal suo palo, non lascia possibilità di passare alla palla e parte velocissima Salerno, passaggio al pivot, ben fermato da Losco in questo caso, che non gli dà la possibilità. Salerno riprende l'azione d'attacco. Alice, vengo da te, preso dalla partita, non c'è un attimo di pausa, tu come stai? Ci siamo lasciati 10 giorni fa che avevi ripreso gli allenamenti, sì, pur con cautela. Sì. A distanza di 10 giorni, cosa ci puoi dire? Io ho ricominciati, devo dire, quasi al 100%. Mi sto allenando con le mie compagne senza grossi problemi, assolutamente. Io, allenatore, abbiamo reputato, e anche la parte medica, diciamo, abbiamo reputato che fosse un po' troppo rischioso provare a mettermi in campo durante questa partita o la scorsa con Oderzo. Però già sabato prossimo con Casalgrande credo di poter cominciare a dare il tuo apporto. Sì. Questa finalmente, Marco, una buona notizia da parte di Alice, che dalla prossima settimana sembra rientrare nella formazione, nell'anno completo. Ne abbiamo anche bisogno, vero? C'è stato un pallone recuperato bene da Salerno, nello stesso tempo anche Dossobuono recupera una buona palla, parla per Rizzardi che anticipa il movimento di Puster, piazza la palla tra la gamba, ha tirato in anticipo, e il braccio l'ha proprio anticipata quella frazione di secondo che non ha dato la possibilità a Puster di intervenire sulla palla. Brava Lisa, brava Rizzardi. Accorciamo nuovamente, andiamo sul 19-13 purtroppo in favore di Salerno, ma comunque la partita è ancora lunga da giocare. Sì. È ancora lunga da giocare. Oddio, il divario è importante per Salerno, perché Salerno, buonissimo recupero difensivo di Appenzan, palla lanciata a Losco che fa un passo indietro, ma va bene, attacco ancora Stefanelli, palla per Rizzardi, ancora scivola la palla, per fortuna sbatte addosso ai piedi di
dalla costa, recuperiamo palla. Ah, ci siamo noi, non abbiamo nulla da perdere. Ovviamente loro hanno più esperienza, più fisicità e tutto, e hanno loro in mano la partita, sono loro che devono vincere ogni partita in questo campionato. Però siamo scese abbastanza determinate, anche il secondo tempo Scusami Alice, no, no. Non sto cercando la parte, diciamo, un po' negativa, sto cercando soltanto di capire una cosa. La mia sensazione è che buono l'intervento di Losco, che si libera, attacca decisa, viene strattonata, non ha visto il servizio per Zanette, forse ci stava anche un gialletto. Gialli, ha dato solo gialli. Vabbè, allora andiamo sui 2 minuti adesso. Ok. Alice sta cercando di guidare la decisione arbitrale. Intanto Dossobuono, il pubblico di Dossobuono capisce il momento di difficoltà e cerca di sostenere le ragazze. Stefanelli perde un po' malamente la palla, per fortuna in questo caso sbatte su, intanto Stefanelli va a un tiro improvvisato, Puster recupera la palla fuori dall'area, ripartenza veloce, Zanetti recupera la palla, la palla non è uscita, attenzione, attacco di Rizzardi, un attimo di ritornare con calma. Buono. Pur Marco, la cosa buona ha detto una cosa bellissima secondo me Alice prima, la maggior parte delle squadre sul meno 6 non metterebbe, diciamo, l'anima, il cuore per recuperare, giocano e invece in questa frazione di tempo abbiamo visto che le ragazze, pur essendo con una corazzata e tutto quello che ne consegue, non hanno certamente mollato. Puster da par suo para ancora, grossa ingenuità di Landri nella ripartenza, intanto c'è un richiamo ufficiale da parte dell'arbitro all'allenatore del Salerno, che si agita prepotentemente in panchina. L'arbitro ha, cerco di spiegare velocemente cosa è successo, l'arbitro ha ravvisato una infrazione di passi di Landri nel momento di far ripartire l'azione, ha fischiato questa ripartenza, la panchina di Salerno non si è trovata per niente d'accordo con questo fischio e da lì è nata un attimino questo battibecco arbitro allenatore. Tutto finito, niente di fatto, tentativo da parte di Guadagnini di far servire la compagna, lancio millimetrico di Puster per la cosa, Landri va al tiro, palla sopra la traversa, momento un po' confusionario della partita, Marco, in quanto nelle ultime 5-6 azioni è stato un ripetersi dell'errore. Per fortuna adesso c'è la palla bagnata, ci fermiamo un secondo e mi permette di fare una domanda. Ha detto ogni che da un po' di tempo, come, siccome non ci sei mai stato a tutti gli effetti, io ti ho visto in fortuna, come la partita non voglio, è bruttissimo, non pensavo fosse così difficile, perché è brutto magari vedere le tue compagne in difficoltà, vorresti aiutarle e non puoi, però vabbè, alla fine bisogna andare avanti e da fuori comunque il sostegno ci sarà sempre da parte mia e niente, l'importante è che comunque sono molto contenta di queste partite, perché anche con Oderzo state molto brave, anche oggi stanno dimostrando di essere veramente una bella squadra, io sono proprio orgoglioso delle mie compagne. Bene, questa è una bella cosa, invece vedi Alice non ha fatto una piega perché lei ormai è un po' abituata purtroppo ad essere qua vicino a me o sugli altri spazi, e io mi auguro di non averla più qua mia ospite. Spero, anche se sta fermo un attimo, grazie, tanto c'è il tecnico che viene l'assistant tecnico che viene a mettere le mani sul mio microfono. Azione d'attacco per quanto riguarda Salerno con Dalla Costa che viene fermata. Adesso comunque vedo Salerno sta manovrando, troppo spazi facilmente li trovano e stiamo tribulando. Peccato, era giusta l'idea sul primo palo, ma ha preso il palo. Ragazze, non devono perdersi in animo, la partita è ancora lunga, manca 20 minuti.
punto, non, come dice Alice, non devono mollare, è il momento che devono stare compatti e cominciare a giocare come prima. Che spettacolo, Marco, essere qua a commentare la partita. Noi tra voi, noi magari rischiamo a volte un attimino di appisolarci, avere qua Alice ed Elisa vicino a noi, ci tengono ben vesti, non c'è nessuna possibilità adesso, ci addormentiamo e se abbiamo questo attimo un attimino di che non sappiamo cosa dire, ci pensano loro. Sì, ci pensano loro, perché anche perché sono nella partita, dovrebbero sono essere assolutamente in partita anche loro, pure se speriamo che tornino in campo velocemente tutti e due. Intanto purtroppo Salerno ha un attimino allungato, un fallo da dietro da parte di Dalla Costa, si becca l'esclusione per due minuti. Io in questo caso forse ero d'accordo con Dalla Costa, in quanto il fallo secondo me l'ha commesso Landri, però sì, anche a me sembrava, però vabbè, così per noi poco cambia. Tiro da 7 metri, Mazzieri sulla linea di tiro, cambio in porta, Puster con Ferrari, speriamo che abbia ancora la lacrimuccia. Mazzieri al tiro, purtroppo non ha la lacrimuccia. Ferrari non ha la lacrimuccia e fa vedere tutto ciò di buono che aveva fatto ad Ossobuono sicuramente, e continua a farlo a Salerno. Avvicendamento ancora d'Ossobuono e Salerno, avendo l'esclusione per due minuti, gioca con sei giocatori d'attacco, preferisce giocare senza il portiere. Questa è una cosa, come sappiamo, consentita ma anche rischiosa, in quanto il portiere non c'è e come vediamo hanno il tempo adesso di recuperare la posizione, in quanto Zanetti all'attacco, purtroppo spalato, ennesima occasione sprecata e adesso forse stiamo vivendo il momento difficile della nostra squadra, in quanto il divario è cresciuto. Salerno si porta sul più 9 e comincia ad allargarsi il divario. Il divario purtroppo si allarga, probabilmente c'è anche un po' di scorramento da parte delle nostre ragazze. Attacco, è stata superata l'osco sulla linea dei 6 metri, fallo con i piedi all'interno dell'area, tiro dai 7 metri che Gomez è già pronta ad effettuare contro Lukin. Insacca inesorabilmente Gomez e porta Salerno sul più 10. Adesso lo scoramento c'è comunque. Adesso un po' di scoramento c'è. Purtroppo devo coinvolgere Alice. Alice, abbiamo mollato. Non ci voglio credere che abbiamo mollato. Non è che abbiamo mollato, è che loro hanno tirato fuori gli artigli. Loro devono vincerla questa partita. Già hanno rischiato due giorni, anzi l'altro mercoledì, ieri col due giorni fa a Bressanone, certo. E non possono permettersi di rischiare... non vincere, di non portare a casa due punti. E noi sicuramente siamo un po' più sottotono rispetto al primo tempo, però non posso neanche rimproverare troppo le mie compagne perché il divario è il evidente. Divario c'è, c'è, infatti ne parlavamo anche all'inizio, prima della partita, l'abbiamo detto dall'inizio, è una squadra fatta per vincere e probabilmente vincerà perché ha tutti i ruoli ben coperti. E se non vince che iniziano i problemi, perché... Certo, però per adesso dobbiamo dire che hanno ragione loro. Intanto, tornando un po' in cronaca diretta, Mazzieri ha fatto una buona azione d'attacco, un buon superamento del proprio avversario con un bel gol. Intanto attacco Gomez dalla Costa, scalata veloce. L'area non è pronta a prendere la palla, ripartenza di Guadagnini che viene fermata con una difesa molto profonda da parte di Salerno, non dà la possibilità di ripartire con la seconda fase. Ripartiamo con un'azione d'attacco manovrata con Ampezzan per Guadagnini Mazzieri, Guadagnini ancora, Ampezzan, rotazione centrale della palla, Mazzieri, Guadagnini, ora si muove Zanetti per Ampezzan, Mazzieri. Attacco, finta di tiro, palla per Guadagnini che va nell'ala destra. Brava Laura, e fulmina da far suo Ferrari, che non ha il tempo proprio di posizionarsi. La palla, quando Ferrari
era pronta per la parata, la palla già era, già, era già passata, perciò sì. Merito di Guadagnini in questo caso, gran bel gol. Riduce leggermente le distanze Dossobuono, 15 per Dossobuono. Hai visto che non stiamo mollando, però stiamo provando ancora, ci stiamo creando, stiamo riuscendo a creare qualcosa. No, stanno, adesso mi sembra sono più attenti in difesa. Assolutamente sì, sì, sono più attenti in difesa adesso. Sì, sì. C'è stato i primi 10 minuti del secondo tempo che hanno scavato questo solco, ma lo dicevo prima a Marco, Alice, tu lo puoi confermare o magari anche negare se sarà così. Intanto vediamo l'azione d'attacco di Gomez, grande palla. Quando giochi contro squadre come in questo caso Salerno, come potrà essere contro Conversano, diciamo che sono le due squadre più titolate del campionato, c'è il pericolo che il nome e la nomea della squadra, della società che tu vai ad incontrare, crei dei timori precedentemente della partita. Assolutamente sì, perché comunque ti senti già un po' svantaggiato, parti già un po' scoraggiato, come se senti la vittoria ce l'abbiano in tasca loro. Come la vittoria non potesse arrivare. Come se la vittoria fosse difficile da sudare, però ogni partita è vero che ogni partita sono 60 minuti, ogni partita è da giocare, però giocare contro una squadra di una certa nomea ti incute del timore. Cambia, sì. È forse questo uno dei passaggi importanti che ancora deve fare la vostra squadra. Brava Marica, brava. Intanto vediamo una ripartenza veloce con De Marchi. De Marchi che va di fronte a Ferrari. Alessia, brava. Spiazza brava. Completamente Ferrari e riporta Dossobuono a meno 8. Ti dicevo Alice, può essere questo uno degli ulteriori passi che deve fare questa squadra? Non farsi intimorire dal nome dell'avversaria, pur essendo titolata forte come essere Salerno. Può essere, siamo tutte giovani e esperienza è quella che è, quindi penso che anche questo faccia parte delle cose che dovremo sicuramente migliorare e in cui dobbiamo crescere, quindi sì. Intanto vediamo che Lucchin prova la prodezza, prova a sorprendere Ferrari che era molto fuori dai pali per cercare di interrompere l'idea era una, giusta, un contropiede. Peccato che la palla sia fuori, altrimenti ci sarebbe stata sicuramente un'ovazione da parte del pubblico per aver superato. E Ferrari vediamo che è una tattica che adotta proprio di suo per invogliare a farla. Intanto c'è un time out chiesto da Salerno. No, più che altro che Ferrari lì che aspetta Biondani, però Biondani è qua in più tribuna. Perché dici questo, Marco? Dai, dice, non è? Spiegami prima fase, cos'è questa? Prima fase. Perché Ferrari è lì che dice che aspetta Biondani? Più di una volta ci siamo ritrovati lì, un po' di tempo fa, dalla parte della stessa squadra, indossando la stessa maglia. Qualche anno dopo invece eravamo perché la conosce altro. No, la conosce bene, sa che perciò parte. Cerco di interpretare adesso questa cosa qua, mi è un po' nuova. Vi trovavate lì a metà campo perché tu sei talmente veloce ad arrivare lei e lei è un po' lenta da tornare in porta. È questo che mi stai dicendo Alice? Più o meno, dai. Dopo fai conti tu. Sì. Per questa cosa. Beh, dai, speriamo che non la riguardi. Ma è sicuro che la riguarda, è sicuro che la riguarda. Elisa la studia la partita dopo. Chiedo alla regia di tagliare per favore questo pezzettino in quanto sì, esatto. Già sicuro che mi scusate amici, sono purtroppo c'è in questo momento la regia è male che corte esatto. Da tanto caldo che gli facciamo venire. Chiedo scusa agli amici spettatori, ma purtroppo per noi, diciamo, di Dossobuono e per fortuna degli amici di Salerno, la partita in questo momento non ha poi queste grandi cose da dire, perciò diciamo usiamo il tempo un po' per scherzare, un po' per cercare di capire magari anche qualche aneddoto fra le ragazze in campo, fra avversarie, fra ex avversarie, un po' in generale. Intanto dalla costa voglio dire che questa sera è stata così precisa. Diciamo com'è. Che ultimamente ha un gran braccio, vero? Ha un gran braccio che però non è imprecisa. Sì, per fortuna non sta mettendo a buon fine costantemente. Tutti i tiri che fa. Sì, io non ho qua sotto mano le statistiche, ma credo che sia assolutamente sotto il 50% fra i tiri fatti e i gol fatti. Sì. Perciò questo non è sicuramente una cosa
positiva penso per l'allenatore, ne andrà a parlare. Tentativo di servizio di Ampezzan per Manfredini, Mazzieri ancora Ampezzan, tiro veloce, Ferrari para, Manfredini da suo, da seduta, da distesa, sì, da inginocchiata, la palla la mangia, non la molla, e l'avversario in questa casa ha dovuto arrendersi. Una grinta da vendere. Intanto abbiamo qua Alice e Elisa che gridano a non finire, la cosa mi fa molto piacere. Ma sì, bisogna giocare tutte 60 minuti le partite, dai. E come potete sentire, Alice dice che le partite vanno giocate fino in fondo. Fischiato sfondamento. Due minuti. E probabilmente, io non ho visto l'azione in questo momento, un fallo di reazione. Esclusione per due minuti, superiorità numerica per Dossobuono, che intanto piano piano si è portato a meno 7. L'abbiamo detto. Diciamo, ci siamo, abbiamo avuto quelle pass. Okay. Abbiamo avuto quelle pass, quei 10 minuti, ma se no ci siamo in partita ancora, beh. Comunque stiamo manovrando ancora bene, stiamo manovrando. No, sentiva qua. Bravo Tisa. C'è un tentativo da parte di... Era in area comunque. Questa era in area, questa difesa era in area. Questa difesa era in area. Comunque siamo ancora sul pezzo, dai, stiamo giocando, dobbiamo stare attente, brava Alessia lo stesso. Tentativo da parte di De Marchi di superare Ferrando pallonetto, la cosa non è andata a buon fine e l'allenatore di Salerno riadotta la tattica che ha utilizzato prima Vincente, giocando con 6 giocatori di movimento senza il portiere. Intanto subito l'arbitro non concede la possibilità, subito segnalazione di passivo e viene subito superata dalla destra. Tentativo di attacco veloce, grande ingenuità a parer mio degli arbitri, in quanto non hanno fischiato la ripartenza. Probabilmente è andato per buono un fischio del pubblico, sì. Ma che così non è avvenuto. Ormai è acqua passata anche questo. Attacco di Guadagnini, finta. Che brutto, 7 metri, brutto, e sicuramente brutto, rosso questo. Questo è rosso, Qui c'è. Questo gli danno il rosso. Rosso, sì, rosso. Rosso. È giusto, ha fatto un brutto fallo, vero? Ha fatto un fallo da dietro che tante volte diciamo è un fallo da under 14, tante volte mi dispiace dirlo, non è un fallo da una giocatrice di Serie A, questo è un fallo da under 14, tante volte sono concessi a giocatrici diciamo di basso livello. In questo caso invece è fatto da una giocatrice con l'esperienza di Serie A, così di Serie A. Comunque dai. No, e non è successo niente di grave. Fallo brutto, non si è fatto male nessuno. Yeah. Espulsione. La fucilazione ancora non è stata messa, diciamo, in preventivo. Contentiamoci. Non ho preso i fucili. Vuol dire il fucile non è stato preso. Intanto vediamo Stefanelli che va al tiro di rigore. E Ferrari da par suo para il secondo rigore consecutivo e Salerno attacca in 4 contro 6. Attacco di Salerno, giocano senza il portiere, ancora 5 giocatori di movimento, perciò doppia inferiorità numerica. Adesso pronto a rientro uno delle due esclusioni, perciò 6 giocatori d'attacco e non c'è il portiere, sempre una inferiorità, attacco, si gioca bene la cosa, gol, ripartenza veloce di Guadagnini, ancora, anche questa, 7 metri ancora fischiati, 7 metri fischiati. Questa volta io non mi trovo d'accordo col lamento del pubblico, in quanto
è stato un fallo da ultimo uomo, ma con le mani sulla palla, perciò non c'è stato il fallo, secondo me grave, un tiro di rigore in quanto era pronta per il tiro. Sì, sì, sì. La mia visione, Marco, dopo sì, corretto. Logicamente il tifoso fa il tifoso. Sì, sì, cerco di essere il, aveva la palla bassa. Aveva la palla bassa e il difensore, in questo caso Gomez, ha messo le mani sulla palla e non è potente, non ce la fa. Non c'è stato il fallo grave come prima. Avevano le mani. Ampezzan al tiro. E Ferrari. Tre rigori, comunque. Para il terzo rigore consecutivo. Io in questo momento non mi trovo completamente d'accordo su queste scelte. Fino adesso Mazzieri, sì, esatto, su 15, su 10 rigori ne ha fatti 9. Non capisco perché al primo errore si sia cambiato il rigorista, però ci sta. Gomez va al tiro, c'è una parata di Lukin preceduta da un fallo su Gomez. Non riesco a capire questo veramente. Cioè, Martina stava tirando bene il rigore, perché ne ha sbagliato uno solo, va bene, può starci, però non cambiare così. Però vabbè, naturalmente Marco, noi parliamo sì da cronisti ma anche da tifosi. Le scelte le fa l'allenatore. No, tre rigori pesano sul risultato, così potrebbero insomma essere almeno meno 5. Un gol o meno 5, perciò partita assolutamente più equilibrata. Attacco ancora centrale da parte di Salerno, che nel frattempo è tornata con tutti gli effettivi. Intanto vediamo che c'è la spalla, un infortunio per Manfredini, Marica. Per Manfredini, e la cosa ci fa venire i brividi in quanto. Sì, perché fortunate come siamo. Ma è anche mi sembra che sia un infortunio che è già ricorso per Manfredini, vero? Perciò la cosa. Però se non la fa male la partita. È evidente, dalle smorfie di dolore sembra essere una lussazione alla spalla. Spalla sinistra o spalla destra, adesso ancora non riesco a capire. Spalla destra, Marco, io non vorrei averne qua tre la settimana prossima, il prossimo commento. Non voglio qua anche Manfredini. No, non posso gestirne tre. No, ma almeno una la manderemo. È incredibile, incredibile. Alice la mandiamo in campo. È incredibile, incredibile comunque. Tanto nel frattempo stiamo guardando. C'è l'intervento del medico, del massaggiatore, per vedere cosa. Non si sente più, per fortuna, urlare, e la cosa insomma è buona. Può essere che magari a volte, essendo lei un po' recidiva sui dolori alla spalla, così sì, Marco, esatto, magari una botta, chiamo una semplice botta, ma magari è una bella botta, un tirone magari, esatto, possa anche spaventarla e fargli tornare alla mente quando si è fatta male veramente, esatto, degli infortuni anche un po' più gravi. Vediamo un attimino Marica che viene accompagnata fuori. Purtroppo lo smorfia di dolore sembra non passare. Intanto ci si è, scusate amici, ci siamo un attimino distratti. C'è stata la sostituzione. Salerno riprende a macinare il gioco. Gomez va al tiro, Lukin da par suo blocca l'azione d'attacco e Dosobuono riparte in attacco. Tentativo da parte di Mazzieri di superare il difensore di Salerno, non ha dato buon fine, riprende l'azione d'attacco di Dosobuono. De Marchi, Ampezzan, Mazzieri, Guadagnini, Ampezzan, Mazzieri, palla per Losco, passaggio a De Marchi, non c'è lo spazio, si ricomincia dalla parte opposta. Ampezzan, Guadagnini, attacco ancora. Purtroppo Dosobuono non si è mosso. Spingi.
tentativo da parte di Losco di superare la vicenda avversaria non è andato a buon fine. Ricominciamo l'azione d'attacco. Intanto anche qui in tribuna con le ragazze stiamo vivendo un momento irreale, sono veramente preoccupato per un po' preoccupato sottotono, perché in quanto vediamo le smorfie di dolore di Manfredini. Brava Laura! Intanto Zanette buca la porta di Elisa Ferrari. Stiamo vivendo un attimino, come dicevamo, le smorfie di dolore da parte di Manfredini. Brava Irene! Tentativo di attacco di Salerno, bloccata con un fallo da parte di Stefanelli. Fallo di 9 metri. Gomez. Tentativo di passaggio un po' forzato, c'è stato un fallo precedentemente, perciò fischiato i 9 metri. Ancora Gomez in avanti per il numero 25 Casale. Ancora Gomez, spinta da Stefanelli, palla persa, ripartenza di Guadagnini, palla per Zanette che porta addosso buono al meno 6. Non so se questo servirà, però una bella reazione, però dai. C'è una bella reazione. Intanto Alice non ce la fa più, Alice non ce la fa più a stare qui con noi. Salutiamo le ragazze in bocca e la tempra di quella ragazza lì è pazzesca. Devono andare dove il microfono non le può ascoltare, perché ci devono scatenare ed è comprensibile. Intanto Francesca da par suo para ancora. Ripartiamo. Losco in attacco. Entra sfondo. 7 metri. Entrata centrale. Adesso difesa in area da parte. Io farei. Infatti vedi che come entrare Mazzieri. Cambio a Pezzan Mazzieri. E Mazzieri riprende. Speriamo. Speriamo dai Martino. Il percorso dai. Che l'aveva portato fino a poco tempo fa a una cosa impeccabile. Mazzieri pronta sulla linea dei 7 metri. Ferrari in porta. Bravo Martina. E Mazzieri a parer mio non si giustificava questo cambio di tutti questi tiratori. Naturalmente non c'era controprova, Marco. Non possiamo avere la controprova. La reazione da parte delle ragazze c'è stata. 20 a 25 sotto di 5. Comunque E Lucchi impara ancora. Intanto c'è un tentativo di lancio intercettato da Gomez. Secondo me questa volta Lucchi ha sbagliato, è ceduto nel... Marco sicuramente ha sbagliato. No, perché aveva, come ha fatto indicato Roberto, di qua, certo. Era De Marchi da sola. Era giusto il passaggio in contropiede in prima fase, era certo, giustissimo. Certo. Intanto ancora Lucchi impara, è sfortunata questa volta la palla. Rotola lentamente in porta. Intanto Losco attacca Guadagnini, viene interrotto il gioco da Gomez con una gran manata alla Guadagnini. Guadagnini c'ha quel problema al dito, mi sa che l'ha preso in pieno. Intanto sostituzione, entra Stefanelli per Guadagnini che ha preso una brutta botta alla mano. Speriamo non sia niente di grave. Mazzieri, Stefanelli ancora, Mazzieri, Ampezzan, Stefanelli, Zanette, no, finta su Zanette, buona finta di tiro, buon intervento di Ferrari. Ampezzan disturba la ricezione della palla e riparte velocemente addosso buono. De Marchi, Mazzieri, passaggio a De Marchi ancora, tiro sopra la testa, Zanette cerca di entrare. Buona difesa, comunque buona reazione delle ragazze. Sì, Marco, sì buonissima. Il valore di Salerno non lo dovevamo inventare, lo sapevamo. Buona reazione delle ragazze, non hanno assolutamente mollato le armi. No, si sono giocate, hanno diciamo Mazzieri ancora per Ampezzan. Hanno limitato i danni, limitato, perché insomma cerca di trovare impreparata Ferrari. Ci sta a perdere di 5 di 6 con Salerno, ragazzi. Assolutamente sì. Assolutamente non sì. È un... Intanto riprende l'azione d'attacco Salerno.
problema è che ne abbiamo due in panchina che non so, siamo sempre intanto di quella. Salerno chiama il time out. Questo fa buon gioco anche a mister del Calciano, in quanto cerca di riordinare un attimino poi le ragazze negli ultimi tre minuti di gioco. Certamente l'infortunio a Manfredini e l'infortunio, ma penso più meno grave di Guadagnini, più Manfredini che mi preoccupa sinceramente. Sì, la vedo sofferente, la vedo sofferente, esatto. Speriamo, trattasi soltanto di una botta, però i trascorsi purtroppo di Manfredini sulla spalla non sono positivi, vero Marco? Meglio che non ne parliamo, perché ogni volta ne parliamo dopo la fine ci troviamo sempre. La preoccupazione c'è, comunque adesso speriamo che non sia niente, dai, che si rimetta in fretta, e perché ne abbiamo bisogno di Marica. Anche perché questa sera vorrei dire Marco che secondo me ha fatto una delle sue migliori prestazioni. Sì. Lei fa tante volte un lavoro sporco, è vero, ma questa sera ha avuto anche un po' le luci della ribalta, in quanto ha fatto tre gol, ha fatto parecchi spazi per le compagne. Infatti la sua fisicità questa sera perciò diciamo che secondo me che ha martellato in mezzo all'area. Mi sa che la portano a pronto soccorso adesso, che vedo il medico che la vuole. Nel frattempo vedo che il medico sta cercando di la porta, e Manfredini purtroppo va lentamente verso lo spogliatoio, probabilmente andrà in ospedale per le cure mediche e vedere cosa succede. Il pubblico giustamente applaude Marica, speriamo che tutto vada per il meglio. Purtroppo esce veramente dolorante, sembrerebbe essere una lussazione. Intanto mancano tre minuti alla fine, riprende mestamente la partita, non che abbia chissà quale verdetto ancora da dare. A tre minuti alla fine Salerno ha un margine molto rassicurante, anche le ragazze non demordono, ma hanno dimostrato tanto che questa sera hanno avuto carattere, assolutamente. Sono rimaste vicine nel punteggio, anche tanto sebbene va il tiro Gomez ragazzi, è una piazza una fucilata dalla parte opposta, ha una bocca da fuoco pazzesca Gomez è insomma l'hanno presa per qualcosa, ragazzi, assolutamente, cioè, sì, io è una giocatrice che fa la differenza in Italia adesso, fa più in una squadra come Salerno, assolutamente sì Marco. Tanto buona la finta di Ampezzan, rotazione, palla per Mazzieri, Mazzieri per De Marchi, De Marchi palla a Mazzieri ancora, tanto non è che ci sia poi tutto sto spazio, difesa schierata, Mazzieri si è intestardita lì, non si sono mosse da lì e riprende l'azione d'attacco di Salerno, che pur con una inferiorità numerica e in questo caso c'è addirittura sette giocatori di movimento, gioca con sette giocatori senza il portiere, naturalmente l'allenatore sta facendo anche delle prove, essendo in netta vantaggio può diciamo fare queste rotazioni per provare delle cose nuove. Vabbè, comunque io a volte lo considero anche un po' antisportivo giocare sul più 10 diciamo queste soluzioni, o più 7 a un minuto dalla fine, però io non sono l'allenatore, sono semplicemente un commentatore e la cosa a me non piace. Tanto c'è un tentativo da parte di Stefanelli di entrare, fermata dalla difesa di Salerno, Ampezzan, ancora Stefanelli, tenta di trovare impreparata Ferrari, ma la palla è molto lontana, contropiede di Salerno, sì. Palla sbagliata, Sofia, intanto Sofia, c'è Sofia, fatti dare il reperto, incidente della partita, vero? Dì che è successo nella partita, durante la partita.
una rimessa, rimessa laterale. Sì, intanto stanno portando Marica al pronto soccorso. Mi sembra qualcosa di non bello, ecco, diciamo così. E questo mi rattrista ancora di più, Marco. Tanto c'è un tentativo di azione spettacolare di Dorso Moro, gli ha tirato nei piedi, buttato la palla. Calcio sarebbe stato un bel passaggio al volo, sui piedi. Gol. Diciamo che non è stato il meglio. Di spettacolare invece c'è quest'ultima parata di Lukin, che mette la parola fine a questa partita. Vittoria meritata sì, di sì. Salerno, 27 per Salerno, 20 per Dorso Moro, che ha comunque lottato a parer suo fino alla fine. No, ma Salerno tutto, invece tutto ha sommato... dimostrato il valore che sappiamo avere, sì, e che ha meritato. No, non c'è niente, cioè, non c'è commenti niente. Ce ne sono pochi, cioè pochi da fare, nel senso che noi abbiamo giocato la nostra partita, onesta partita. Le ragazze non mi sono dispiaciute, sinceramente, però il divario in campo si è visto tutto, insomma, dai. Una squadra costruita per vincere e vince. E diciamo vince e convince. Io avevo fatto una previsione stasera, ho detto se ce la giochiamo, cioè se Salerno viene qua cattivo ci asfalta, perché ha tutte le caratteristiche. È venuto qua cattivo, però noi abbiamo giocato la nostra onesta partita. No, io credo assolutamente che non si possa rimproverare niente alle ragazze. Hanno fatto la loro, e d'altronde lo sappiamo, non abbiamo noi l'ambizione di vincere lo scudetto. Assolutamente. Diciamo che le nostre partite da vincere sicuramente non sono queste. Una appetibile è sabato prossimo. Però Marco, io ti dico che queste partite, però, giocare secondo me come abbiamo giocato questa sera serve, ti possono insegnare a vincere le partite, come dici, giusto, tu, appetibili. Giusto. Va bene, corretto. Detto questo, noi siamo arrivati in chiusura. Fine, salutiamo il nostro amico Alberto, che dalla prossima il volta Alberto, che speriamo la prossima rientrerà volta in si possesso, suo posto, finalmente rientrerà in possesso posto. Della sua postazione. Vi salutiamo e l'appuntamento è fra 15 giorni, quando buon fine settimana, in quanto per una volta avremo un sabato e una domenica liberi, esatto. Esenti dalla pallamano. Arrivederci, buonasera a tutti, grazie a tutti, arrivederci alla prossima, grazie.